Intanto ditemi come state, perché è stata una settimana molto importante. Bene, bene, un po' stanche, ma bene. È stanche perché è successo qualcosa di estremamente bello. Sì. Voi lo sapete che noi abbiamo organizzato... Sì. Che cosa è successo? Cosa è arrivata nella vostra proprietà? Il 22 maggio ci hanno consegnato la mia di Trebbia. Che ci ha donato l'associazione Onlus il Raggio di Luce nella persona di Paolo Carrara. E noi eravamo lì. Ringraziamo Paolo Carrara. Eravamo lì. Sì, dopo anni di intimidazioni, dopo anni di fatiche, dopo anni di minacce, qualcuno vi ha ascoltato e vi ha aiutato. Andiamo a vedere cosa è successo il 23, che era una giornata importante, perché il 23 è saltato in aria Falcone con la sua scorta e sua moglie, e l'abbiamo scelto a posto, via. È un giorno di festa per le sorelle Napoli e per la loro madre. Il giorno della consegna della nuova Mieti Trebbia, un dono della Onlus che ha preso a cuore le difficoltà delle quattro donne di Mezzogiugno. Credo che questa sia una giornata importante per noi, per la Fondazione Un Raggio di Luce, perché abbiamo mantenuto fede a una promessa che era quella di donarvi la Mieti Trebbia. Cioè, però è un punto d'inizio. Penso che, ecco, che sia anche un punto di partenza, perché quello che deve fare ora la vostra azienda è di tornare a guadagnare, di tornare a fare debiti, ma a fare utili. Questa è la cosa più importante. Sì. Con una battuta possiamo dire che noi un raggio di luce l'abbiamo portato. Spero che tutti voi che siete qui presenti facciate sì che il raggio di luce diventi un riflettore e che sia sempre acceso sulle sorelle Napoli e che, diciamo, le illumini con la vostra solidarietà e il vostro sostegno. Alla festa non manca il prete del paese, cattolico di rito greco, e ovviamente i carabinieri. E c'è anche la regione Sicilia, che fornirà all'azienda delle sorelle Napoli la manodopera necessaria. Ritengo che sia una tappa importante quest'oggi, ma devo ringraziare voi perché attraverso la vostra opera ci avete messo al corrente di questa situazione che è particolarmente grave. C'è la difficoltà a reperire manodopera, noi abbiamo strumenti per colmare questo vuoto e quindi intanto assicuriamo la presenza e la continuità dell'esercizio di questa azienda e dei lavori che occorrono. E per una volta tanto le lacrime delle sorelle Napoli sono non di rabbia, ma di gioia. E oggi per me è un giorno felice. Un giorno di festa per oggi, come non avevamo da tanti anni. E ringrazio la mia mamma con la sua età e la forza di andare avanti. Davvero, mamma. Anche lei ci ha dato coraggio. E oggi si vede, dai, forza! Basta, basta.